Ciao a tutte ragazze, benvenute nella terza ed ultima parte del video sulle nail art con la micropittura. Oggi vi mostrerò la quinta ed ultima nail art, precisamente un monocolore blu sfumato con glitter azzurro e decore effetto merletto, l'occorrente un giallo smalto blu, glitter azzurro, colore acrilico celeste. Cosa faccio? Faccio finta che questa è la mia unghia, quindi faccio prima tutte le varie fasi di preparazione dell'unghia. Ragazze, vi voglio precisare una cosa, questo monocolore lo effettueremo prima della bombatura, quindi una volta arrivate al gel base, senza sgrassare, cominciamo a stendere una mano sottile del nostro gel blu. Dopodiché la catalizziamo in lampada per 2 minuti. Dopodiché, al termine, senza sgrassare, procediamo con la seconda applicazione. Cerchiamo di farlo il più coprente possibile. Prima di catalizzarlo, però, con un pennello piatto, leviamo l'eccesso in questi 2 punti, così che da creare un effetto sfumato. E lo catalizziamo in lampada, stavolta per 3 minuti. Dopodiché, che cosa faccio? Io qui sto prendendo un po' di gel costruttore trasparente. Quindi, ragazze, non so perché, ma qui se n'è andata la... Se ne va l'immagine. Comunque niente di grave, vi spiego brevemente. Ho preso i miei glitter azzurri e li sto semplicemente mescolando con il mio gel, così che da creare un gel glitterato. Fatto questo, con uno spot miscelo bene il composto e dopodiché con lo spot stesso comincio a contornare le 2 sfumature che abbiamo fatto. Non preoccupatevi di non essere precise, tanto poi con un pennello piatto andremo a delineare meglio le linee glitterate. Una volta soddisfatte del risultato, catalizziamo in lampada per 2 minuti e al termine possiamo sgrassare. Dopodiché procediamo con la bombatura. Qui vedrete la mia che l'ho già fatta, quindi la sto sgrassando e la comincio a limare per dare forma, quindi assottiglio bene i laterali e la punta, cercando di dare alla nostra unghia appunto una forma il più naturale possibile. Dopodiché cosa faccio? Con una spazzolina spolvero bene, sgrasso e passo il mio buffer per levigare la superficie. Fatto questo, prendiamo il nostro colore acrilico azzurro, io il mio qui già l'ho diluito. Comincio a creare delle semplici linee che vanno prima da un verso, in questo modo. Dopodiché dall'altro opposto, così da farle intersecare. Continuate a fare le linee il più sottile possibile, mi raccomando, fatto questo le fate asciugare per bene. Quando saranno asciugate, cosa facciamo? Prendiamo il pennello a punta zero. Ah, quello che ho usato prima è un pennello sottile leggermente più lungo, quindi torniamo a noi. Prendiamo un pennello a punta zero e cominceremo a creare delle semplici U continue, in questo modo continuo a contornare tutta la mia piccola griglia che ho creato prima con le linee. Fatto questo, una volta asciugate, sempre con lo stesso pennello, comincio a creare delle piccole frange. Sotto ogni U praticamente facciamo 3 frange, quella centrale è leggermente più lunga e le altre 2 più piccoline. E continuo in questo modo proprio sotto tutte le U. Una volta terminato avremo realizzato il nostro primo merletto. Fatto questo, ragazze, che dirvi? Non ci resta solo che fare asciugare per bene, dopodiché possiamo sigillare tutto. E questo è il risultato finale. Spero che la mia nail art vi sia piaciuta e che l'abbiate trovata interessante. Ed io concludo il mio video lasciandovi alle foto delle 5 decorazioni fatte fino ad oggi. Vi mando al prossimo tutorial e un bacio a tutti. Ciao a tutte ragazze!